Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. Scusate l'intro con la luce schifosissima, ma non è tanto l'intro quello che mi interessa, ma il video in sé. Quindi, come edito le foto di Instagram, è un video super super richiesto. È da tantissimo veramente che mi chiedete di registrare questo video, quindi oggi sono qui per farvi vedere le applicazioni che utilizzo e come le utilizzo. Voglio aprire una parentesina: tutto quello che vi faccio vedere è quello che solitamente faccio con le foto di make up, quindi quando magari carico una foto che mi serve taggare l'azienda per far vedere il risultato finale col trucco finale, dalla semplice foto con i filtri più fighi, la luce più figa che magari l'iPhone non riesce a catturare, come in questo caso appunto il make up, anche una semplice foto fatta con una reflex, quindi con una foto con una risoluzione altissima, tante volte non riesce a catturare quello che noi vediamo allo specchio. Ecco, tante volte diciamo: oddio, che make up che mi sono fatta, super bellissimo, e poi in realtà in foto viene nacio fega. Quindi con questi programmini io riesco a valorizzare il trucco che ho fatto e riesco anche a togliere le imperfezioni che purtroppo ultimamente sul mio viso sono uscite, quindi l'acne o le imperfezioni tipo i rossori, queste cose qui. Mi è capitato di ricevere dei commenti come: oh mio Dio Gloria, hai modificato la foto, perché ti nascondi dei brufoli? Io non mi nascondo dai brufoli, tant'è che faccio un sacco di vlog con la pelle struccata e non me ne vergogno, ma si sa che quando l'azienda ti riposta, non ti riposta se hai l'acne in bella vista, quindi tante volte è meglio avere una foto professionale, pulita, perfetta, che purtroppo si nascondono le imperfezioni, ma si sa che queste le ho, però in una foto di make-up è sempre meglio far vedere comunque la pelle pulita. Dico questa cosa perché ci sono sempre quelle persone che commentano negativamente il fatto di photoshopparsi o comunque togliere l'acne dal viso o sbiancarsi i denti o comunque rendere più penetrante il make-up, quando nella realtà effettivamente magari il make-up esce, come vi dicevo prima, da Dio, però girano un po' le balle perché in foto non rende mai. Quindi con questi piccoli accorgimenti che io vi farò vedere successivamente, ho trovato il modo per rendere il make-up un po' più vibrante, un po' più saturato, un po' più figo, ecco, per le foto magari professionali da caricare sul vostro Instagram. E niente, spero che vi sia utile questo video e vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo. Ciao! In questa cartella fotografia ho tutte queste applicazioni dove all'interno troviamo tutte le app che utilizzo quando devo modificare una foto. In particolare utilizzo Facetune e Relook. Se devo modificare una foto col mio viso, quindi magari devo modificare i brufoli, le luci e tutto quanto, i colori della foto, utilizzo Relook, che sarebbe appunto un'applicazione a pagamento come Facetune. E niente, ad esempio prendo questa foto qui, dove solitamente, appunto ultimamente, il mio povero viso ha questa acne che fortunatamente se ne sta andando, però siccome c'è e la foto non è bellissima da vedere con l'acne, la vado a togliere. Utilizzo questo programma per togliere più facilmente, in modo più facile, l'acne. Ho scoperto Togli Macchie, che è una sorta di Photoshop istantaneo per andare a togliere le macchie. Vado a ingrandire la foto e vado a cliccare sopra le macchie che voglio togliere. Tipo queste sono belle, belle evidenti, belle grosse, quindi vado a tenere la foto non troppo grande. Dopo aver fatto questo passaggio, se ho dei colori da rendere belli brillanti, vado in questa sezione qui, c'è l'opzione Satura, che appunto rende i colori più brillanti, quindi io con il dito vado semplicemente a rendere le parti dove mi interessa rendere brillante il colore, bello, bello saturato, ecco. Vado a saturare anche lo sfondo. E generalmente questa applicazione la utilizzo solo per queste cose qui, quindi per togliere i brufoli perché è un po' più preciso, e per saturare o scurire, perché si può anche scurire, o decolorare, quindi togliere il colore. Ho anche l'opzione glitter, che è fantastica se avete magari una foto con un trucco tipo sugli occhi, magari utilizzate un ombretto pagliettato dove fa questi riflessi glitterosi e volete dargli più vivacità, più glitter, ecco, vado ad aggiungere glitter, tipo vi faccio vedere qua sopra la palpebra, vado a mettere i glitter. Come vedete sembra che ho l'ombretto glitterato, non ne vado a mettere troppo perché altrimenti è l'effetto troppo finto, però in questo caso io non lo voglio, quindi vado a cancellare. E dopo che ho salvato l'immagine vado ad aprirla su Facetune e anche qui vado a levigare la pelle, non troppo perché questo levigapelle ha un effetto davvero fintissimo, a me non piace che si vede troppo la pelle finta,
ma la uso semplicemente per andare a levigare i pori magari dilatati in questi punti, ecco, con questa opzione Tony. E con Tony poi ad esempio vado qua nella parte più chiara, vado a schiarirmi le occhiaie, come vedete tolgo le occhiaie. Poi se voglio dare invece un filo di contouring al viso, vado a selezionare la parte più scura e vado a colorarmi il naso, quindi vado a fare un po' di contouring sul naso, e per fare la parte più chiara vado sul bianco e vado a fare un po' di contouring. Ovviamente bisogna stare attenti perché sennò l'effetto è veramente super super finto, quindi se è troppo poi voi potete anche fare in questo modo, che andate a renderlo meno forte. Quindi si fa così e si toglie un po'. Un'altra cosa che vado a fare, adesso che ho i capelli comunque semi bianchi, purtroppo mi stanno diventando un po' biondini, quindi solitamente quando si vedono i capelli, non è in questo caso perché appunto qua sono legati, però alcune ciocche diventano, cioè si vede il biondo delle ciocche, quindi vado a sbiancare un po' i capelli, ma giusto poco perché altrimenti diventano veramente bianchi, fintissimi. Vado solo un po' a togliere il giallo del capello. Vado a scurire il trucco, l'eyeliner. Quindi vado sulla tavolozza, clicco il nero, seleziono e vado a scurire la parte dell'eyeliner. Anche qui non troppo, giusto per dare un po' di profondità all'occhio. Ecco. Se faccio delle foto con uno sfondo che non è in questo caso a tinta unita, vado a utilizzare questa parte qui che è sfocatura o sfumatura e vado a sfocare tutto lo sfondo. Infatti in molte foto vedete lo sfondo sfocato come se avessi utilizzato il cinquantino, invece ho utilizzato appunto questa parte qui che si chiama sfocatura. E una cosa che utilizzo tantissimo per sbiancare le foto è luce, che vado a selezionare in questa sezione qui luce e vado ad aumentare o ad abbassare appunto il livello della luce. Utilizzo anche questa parte qui, filtri, per andare magari a modificare un po' il colore della foto. Ad esempio mi piace questo qua, ma non troppo, lo vado ad aumentare o a diminuire a seconda dei miei gusti. Quando la foto mi piace la vado a salvare e ultimamente la salvo e la carico così. Prima utilizzavo spessissimo per le scritte questo qua, Typic o Typic, come volete chiamarlo, e lo utilizzavo per come si dice, sempre per i filtri, perché mi piace tantissimo anche questo qui, che però è troppo, troppo forte, quindi lo vado ad aggiustare. Anche qui se volete saturare un po' la foto, il contrasto, poi ci sono dei bellissimi effetti tipo di luce che utilizzavo tantissimo prima. Per firmare la mia foto vado a mettere Gloria Fair e vado ad utilizzare questo font qui, vado a rimpicciolire la scritta e la utilizzo così, oppure a volte gli do in questa parte qui l'ombreggiatura o gli do l'opacità, quindi lo metto un po' più trasparentato, oppure lo lascio semplicemente così. In questo caso io non andrò a salvarla con il nome della foto perché non mi va di firmarla, e la vado a salvare, non la vado a esportare direttamente su Instagram perché ho notato che ultimamente me la va a rimpicciolire. Quindi niente, quando la foto mi piace apro il mio Instagram e carico la foto cliccando questo bottoncino per ridurla, e poi utilizzo ultimamente tantissimo anche i filtri che ci sono già su Instagram. Ad esempio il mio preferito è Aiden, questo qui, che anche qui vado a non metterlo troppo troppo carico, e il prima e il dopo è veramente piccolissimo. Comunque questo è come faccio io le foto, come edito le foto di Instagram. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, ciao!